L'Aquila a 4 anni dal terremoto è più centro commerciale, centro storico o lungomare? Allora io direi che è due cose su tre di quelle che hai detto, è un grande centro commerciale, è un grande lungomare, però purtroppo non è un centro culturale, assolutamente. È di tutto tranne che un centro culturale, io lo chiamerei più che altro un centro di smistamento del denaro, soprattutto per le amministrazioni e non per i cittadini. Allora, a 4 anni dal terremoto, l'Aquila secondo te è più centro storico, centro commerciale o lungomare? Secondo me centro storico non è, quindi sicuramente lungomare perché molta gente è andata via, e centro commerciale perché ormai gli unici punti di aggregazione sono diventati quelli, perché il centro come adesso non è in grado di, sì è una cosa fittizia così, ma non è un vero centro, quindi finché non ripartirà un po' l'idea di città non ci sarà niente, insomma. Allora, a 4 anni dal terremoto, l'Aquila secondo te è più centro storico, centro commerciale o lungomare? Centro commerciale. Guarda, secondo la mia opinione, che vengo sempre qua al centro e comunque cioè, ci vivo, è meglio il centro storico, quindi è più centro storico, specialmente il giovedì sera che comunque si esce. E il resto dei giorni, quindi tutti tranne il giovedì e il sabato, è più periferia, più centro storico, cioè più centro storico, più centro commerciale, è più altro, diciamo. Però nelle serate si può fare anche altro. Io vengo qua tutti i pomeriggi anche e incontro poca gente, veramente poca. Però se non ci danno i mezzi per diciamo aggiustare la situazione, come facciamo? Durante il periodo diciamo di scuole, di università, cioè come ha detto lui, il giovedì e il sabato il centro è abbastanza pieno, però durante la settimana la gente sfolla nei centri commerciali, diciamo scappa. E anche fuori, verso Pescara, cerca sempre di fuggire perché molti hanno anche le case al mare e cerca di stare un po' più sia tranquilla che fuori dai problemi. Beh, non lo so, centro commerciale, nel senso ormai nasce un centro commerciale ovunque, quindi la città si riunisce sempre nei centri commerciali, non c'è più un posto d'aggregazione, ormai non c'è più niente, insomma. A 4 anni dal terremoto, secondo te l'Aquila è più centro storico, centro commerciale o lungomare? Beh, secondo me è più centro commerciale perché comunque ricostruzione lenta, promesse non mantenute, la gente magari viene qua comunque cioè, senza sapere cosa è successo, parlano magari e poi le promesse non mantenute dai ministri, i politici, i soldi non stanziati al governo, comunque cioè bisogna fare di più per questa città perché comunque merita, è una bellissima città, comunque penso sia nel centro dell'Italia, penso sia la città più bella magari dopo Firenze, comunque ha una storia tutta a sé e quindi spero proprio che si faccia qualcosa per ritirare su questa città. E a 4 anni dal terremoto finalmente l'Aquila è ricostruita? Assolutamente no. Periferia qualcosa, adesso iniziano le, ma in centro penso che si vede anche, lo vede chiunque persona, assolutamente no, è tutto completamente come prima. E quindi secondo te a 4 anni dal terremoto l'Aquila è più centro storico, centro commerciale o lungomare? È più centro commerciale, centro storico è vuoto, guarda io ci lavoro al centro storico, lavoro a Nursia, quindi figurati te lo dico, non passa nessuno degli aquilani, cioè sì qualche aquilano ci viene ma niente di che. E centro commerciale pieno e sulla costa sinceramente non so com'è la situazione ora come ora. È più centro commerciale, il lungomare ormai è passato, e dopo 4 anni non pensi che stanno ancora sul lungomare. E il centro storico a 4 anni dal terremoto come lo vedi? Ricostruito? No, sono qualche palazzo così scritto che devono ricominciare ma non niente, zero. A 4 anni dal terremoto? Questa città, secondo te, è più centro storico, centro commerciale o lungomare? Si trova più cibo o meno cibo rispetto a 4 anni fa? A quale politico metteresti lo sgambetto?